Buon pomeriggio a tutti, siamo in onda. Quest'oggi siamo qui a parlare di business model, sempre con l'associazione The Cube. Vi farò io la lezione al posto del docente Ahmed Mouafak di Startup Sauna. Purtroppo ho avuto dei problemi familiari e quindi la lezione non può farcela nemmeno via Skype. E quindi, essendo comunque questo tassello, questo modulo fondamentale per il proseguo degli eventi, ho ritenuto sostituirmi e fare, diciamo, una piccola presentazione di quello che è il business model. Ho già fatto una lezione del genere ai ragazzi di iProject e quindi fondamentalmente parleremo oggi soltanto di come strutturare un modello di business, quindi elevator pitch, business model. Vi farò lavorare su quelle che sono un business model comune e poi domani vedremo alcuni casi studio e lavoreremo sui business model di una vostra azienda. Ecco perché prima ho fatto una domanda: quanti di voi hanno in mente un'idea di impresa? Quanti di voi hanno in mente un'idea di impresa? Più quelli di prima. Va bene. Vi faccio vedere grosso modo qual è l'agenda di oggi. Si parte con una definizione di business model. Quanti di voi conoscono che cos'è un business model? Per alzata di mani? 3. Ok, spero che alla fine della giornata ci sarà qualcuno in più. Definizione del modello di business secondo Osterwalder. Presentazione dei nove blocchi che compongono il modello di business di Osterwalder. E poi facciamo due esercitazioni pratiche, che sono scrivere l'elevator pitch. Quanti di voi conoscono che cos'è un elevator pitch? Per alzata di mano. L'elevator pitch è raccontare la propria idea di impresa in 60 secondi, tempo di salita di un ascensore. E in più l'ultima esercitazione di oggi sarà costruire un modello di business insieme. Queste sono le lezioni invece di domani. Vi presenterò alcuni casi di business model: Facebook, Nescafè, Skype, la Wii, e poi insieme cercheremo di lavorare sui vostri modelli di business. Ossia, partendo da quelle che sono le vostre idee, voi lavorerete per strutturare i modelli di business e poi ci sarà un momento di discussione e confronto per valutare fondamentalmente i modelli di business insieme. Quindi quello che vorrei fare è qualcosa di collaborativo e interattivo con voi. Andiamo per gradi. Business model, definizioni. L'ultima definizione che ci è arrivata è quella di questo simpatico Alex Osterwalder, che durante una tesi di dottorato di 180 pagine che a noi del corso di ingegneria gestionale ci hanno dato da snocciolare per intero, ha valutato fondamentalmente tutti quelli che erano i modelli di business che la letteratura raccontava, ha dato una sua definizione, un suo modello. Per Osterwalder, il modello di business descrive come un'organizzazione crea, cattura e sviluppa valore. Dietro il concetto di valore ci sono tante cose. Il valore però generalmente è quel qualcosa che percepisce il cliente e che aumenta, che crea, che amplifica tutto quello che sta dietro lo sviluppo di un'impresa. Quindi fondamentalmente c'è valore quando il cliente è disposto a pagare qualcosa per raggiungere quel valore. Alex Osterwalder, stiamo cercando di invitarlo disperatamente a Lecce. Speriamo che uno di questi incontri lo faremo l'anno prossimo. Purtroppo è super incasinato e un'altra cosa che vi chiedo a nome di The Cube è quella di iniziare a fare rete e aumentare lo sviluppo sul territorio. Perché se c'è movimento e se c'è rete, questo polo diventa attrattivo anche per queste persone. Attualmente Lecce viene vista fondamentalmente come qualcosa lontana dall'Europa, difficile da raggiungere. E quindi lui mi manda i saluti dal Quebec e poi mi dice che Lecce è lontana, non riesce a passare. Questo perché fondamentalmente si parla poco di start-up, c'è poco movimento. Però le start-up da sole ci sono. Dobbiamo iniziare a fare rete e fare degli eventi, dei mega eventi per convincere anche le persone di cultura a passare da questi territori. Poi una volta che ci stanno si fanno anche una settimana di vacanza, eh. Però convincerli è la parte più dura. Questo è il business model canvas.
Allora, la parte fondamentale di questo modello di business è che Osterwalder è stato bravo a raccontarlo, a comunicarlo in maniera semplice agli imprenditori. Quindi non è stato, diciamo, solo un bravo accademico, è stato un qualcosa di più. Ha creato un modello facile e intuitivo che ti permette di capire subito come l'impresa crea valore. Questo è un modello di business semplice. Sono 9 blocchi. Da un lato abbiamo cliente, customer, al centro c'è la value proposition, cioè il valore che il cliente vuole. Tra il cliente e il valore ci sono 2 frecce, che sono i canali, cioè come raggiungo il mio cliente, e customer relationship, cioè che relazione instauro e come mi lego con il mio cliente. Dall'altro lato invece c'è tutto il blocco che sta dietro lo sviluppo di valore. Allora ci sono le attività per essere realizzate hanno bisogno di risorse. Nel momento in cui sono una startup e non ho tante risorse, allora ci sono i partner, che sono generalmente persone che hanno degli obiettivi simili ai miei, ma con cui è più facile fare business, perché fondamentalmente si prendono una fetta che a me non interessa, ma che insieme possiamo raggiungere. Ovviamente, mentre il lato del cliente impatta su tutta la parte di flussi, e quindi diciamo il revenue model sta nella parte in basso a destra, revenue stream, dalla parte invece attività, partner e risorse, c'è tutta la struttura dei costi. Quindi questo si va a evincere anche all'interno di quello che è uno stato patrimoniale, costi e ricavi. Che cosa vi permette di capire questo modello di business? Questo modello di business è una cosa semplice ed efficace che mi permette di fare, ipotizzare una startup, fare un test, dopodiché cambiare tutte le cose che non mi servono. Un modello di business come questo mi permette di capire cos'è che non va, cambiare dei blocchi, cambiare delle attività, cambiare dei partner, tutto su carta, senza investire soldi, senza investire tempo, senza investire tutto ciò che può essere potenzialmente dannoso, specie se sei in fase iniziale. Ora, passiamo subito a vedere i blocchi singolarmente. Per ognuno di questi faremo anche dei singoli esempi. Customer segment. Sono generalmente tutte le fette di clienti, tutte le fette di mercato che la mia startup intende raggiungere. Allora, facciamo un esempio. The Cube. Quali sono i segmenti di clientela che vuole raggiungere The Cube? Giovani, possiamo fare una segmentazione per età. Giovani tra i 16 e i 30 anni, ma anche oltre nel caso in cui ci sono dei ricercatori. Possiamo fare una segmentazione anche per titoli di studio, no? Studenti di scuole superiori, universitari, postdoc, anche docenti. Possiamo fare anche un'attinenza per campi. Laureati in informatica, start-up seriali. Questi sono i segmenti di clientela a cui l'associazione The Cube potrebbe rivolgersi. Tutto questo per sviluppare un modello di business che potrebbe essere creare valore per questi startup o per questi studenti. Allora, che cosa potrebbe essere il valore per gli studenti? Fatemi degli esempi voi. Marco. Si potrebbero diciamo, trasferire dei valori che sono diciamo, di condividere conoscenze o condividere idee di business. Francesca, Contatti. contatti oppure formazione? Quello che stiamo facendo. Ivan, mi dicevi l'altro giorno formazione. Ah, sì, è vero. Condividere anche esistere o le esperienze personali, pertanto fare testimonianza dei risultati raggiunti. Dividere. Altri?
Che cosa potrebbe essere un valore per i partecipanti all'associazione The Cube o per i clienti, intendiamo i clienti di The Cube? Paolo? Eventualmente un supporto tecnico di consulenza a basso costo, tra virgolette, attraverso il network della rete, cioè il network stesso di The Cube. Quindi okay, diciamo uno scambio di aiuti, di competenze che può essere ricambiato, cioè c'è un ritorno. Vuoi aggiungere qualcosa? Vai. Io pongo il mio esempio, quindi un po' un insieme di tutto quello che si è detto. Strumenti che non conoscevo. Ok. Contatti che non avevo, realtà che non si sa che esistono e che secondo me sono più importanti di tutto il resto. E quindi a livello emozionale la speranza di qualcosa che può essere realizzato, che non è solo qualcosa che, ok, un sogno. Cos'è che più vi spaventa nel fare una startup? Vai, passatemi il microfono, voglio. Io non sono un bravo docente, però vorrei comunque sapere quello che pensate voi. Cioè voglio che la lezione sia interattiva, perché non credo di avere molto da insegnarvi più di quanto vi potete andare a leggere. Invece dall'interazione che possiamo fare forse possiamo generare più di 10 lezioni messe insieme. Vai. Quindi io, non essendo uno startupper, non so bene come muovermi, magari ho un'idea, però mi mancano tutti i tasselli per capire, perché la prima domanda è: ok, ma questa cosa che hai pensato secondo te funziona? Oppure quanto tempo ti ci vorrà perché parta in effetti, o che costi ci sono? La paura è questa, tutto quello che è dubbio, al quale io non so dare una risposta. E quindi magari vanifica poi l'idea geniale o meno che c'è. Aggiungi qualcosa? Beh, credo che comunque ci siano sempre dei rischi connessi all'attività di impresa, quindi i rischi stanno sempre ovunque. Credo che sia quello che spaventi più di tutto. Francesca? Secondo me anche investire risorse, che possono essere soldi o tempo, energie, che uno magari non ha e quindi non, o ha limitate, quello può spaventare, penso. Qui dipende dai casi. Tu vieni da un mondo dove si necessita effettivamente delle mobilizzazioni o dei soldi in grandi quantità per fare delle sperimentazioni biomedicali. Sì, medico sicuramente conta. Marco? Per me è distorcere la realtà, cioè innamorarmi troppo di un'idea che piace solo a me, però sto equivocando, magari agli altri non è detto. Quindi un'apertura di visioni in maniera condivisa. Esatto, cioè malinterpretare quello che può essere un problema di altri, magari lo è solo per me o me lo sto immaginando. Ok, scusami, ci vuoi dire qualcosa? Ma io penso che ci possono essere anche delle paure legate magari a qualcosa che non conosciamo, che so, per esempio il stato dell'arte, che può essere vastissimo. Oppure, come ci spiegavano la giornata dei brevetti, c'è un brevetto nascosto, cioè che ancora non è stato reso pubblico, noi facciamo qualcosa che magari è in contraffazione con qualcosa che è già stato fatto e depositato, che però noi non abbiamo potuto conoscere a priori. Diciamo che c'è la remota possibilità, però fondamentalmente se esce un brevetto ma non si sa ancora nulla, lo saprai, al massimo puoi ritirare il prodotto dal mercato se l'hai fatto senza brevetto. Ragazzi, voi? Roberta? È quello che tu non puoi brevettare e che paura. Cioè, secondo me le problematiche fondamentali sono due, dal mio punto di vista. Oltre al discorso economico, magari, del know-how, possono essere magari. Però fondamentalmente sono idee magari non brevettabili, e quindi la paura di uscire tardi sul mercato o uscire sul mercato troppo presto e non essere troppo forti e competitivi sul mercato. E poi trovare persone professionali che siano disposte a lavorare con te in una fase di startup nella quale tu soldi non ne hai, ma devono darti fiducia, nel senso di dire ok, l'idea funziona, però. Questo è l'aspetto fondamentale. Team, il nostro ciclo di seminari si è aperto con questa lezione, che credo sia quella più fondamentale. Team building. Allora, su una startup,
quando il prodotto è ancora da definire, il mercato è ancora da conoscere e ci sono una serie di incognite e di rischi, la parte su cui potete investire di più è quella del team. Se ci sono due persone cazzute all'interno di una startup, tu sai che potrai contare su quella persona di notte, di giorno, e lei ci sarà sempre accanto. Quindi un aspetto chiaro, fondamentale, che dovete conoscere bene è team. La parola fondamentale è l'aspetto, certe volte è l'aspetto che certi investitori guardano, anche più di un'idea. Ho sentito storie di investitori che hanno visto il team e hanno detto ah, sono bravi questi, però l'idea non mi interessa più di tanto, forse magari possono lavorarmi su altre idee. Partivano proprio dal team, poi ti sconvolgevano la tua idea, ma erano interessati a te, alle persone. Un altro aspetto fondamentale su cui molte volte ci si sofferma è la questione di ah, io l'idea mia non la dico perché sennò me la rubano. Però la differenza tra l'idea e un prodotto è una persona che ha gli attributi sotto per prendere l'idea e realizzarla. E di in questo mondo, di queste persone, ce ne sono veramente poche. Cioè, ti occorre tempo, già di partecipare a un bando perché devi iscriverti magari tu che non vorresti fare, di iscrivere un bando magari sai altre peculiarità, comunque devi metterti a leggerti un bando, a partecipare a un bando, magari ovviamente avendo un capitale, ovviamente l'idea è più utile. Ci sono diversi modi per fare queste cose, cioè puoi partire anche con un approccio molto più snello, si chiama prototyping, e forse Marco ti potrà dire anche qualcosa di più. Prima di fare un qualcosa, inizia a capire la percezione di quel qualcosa, che impatto ha sul cliente. Adesso ci sono le prototipatrici rapide, no? La stampante 3D. Allora, prima di realizzare un prodotto, io non lo vado a realizzare in materiale che mi serve, lo faccio in materiale plastico per vedere comunque l'estetica. Questo lo fai per un prodotto fisico. Invece di realizzare un sito web, quello che vai a fare adesso è una presentazione PowerPoint. E ti dici, guarda, funzionerà così. Gli fa vedere il mock-up di una presentazione PowerPoint dove clicchi sopra e ti apre un'altra pagina, ma sempre della stessa presentazione. Conoscono una persona che proprio con un mock-up stava per farsi incubare da Enlabs. Quindi lui, diciamo, questa persona dal punto di vista di prototyping ne sa qualcosa. Quindi qual è l'idea che ti voglio trasmettere? È non partire subito col prodotto. Cerca di capire prima le sensazioni che quel prodotto può suscitare verso il cliente, prova a capire se c'è domanda. Se c'è domanda, poi si parte. Sì, no, ripeto, nervoso perché ci vuole tempo. Cioè, nel senso, è un tempo in cui è pericoloso, nel senso che è un'idea che magari potete vendere. Il microfono è di qua, scusate. Se lo dovete passare fra di voi, non sa parlare. Te lo lancio. Diciamo, il problema è proprio capire, però, che giustamente un volano come quello dell'economia, cioè come quello proprio dei soldi, nel senso l'investimento che ti serve e ti permette di arrivare molto prima rispetto magari a qualcun altro, è fondamentale. Cioè, non è, puoi partire anche dal prodotto, però una volta che hai fatto il prodotto, hai visto che il prodotto funziona e sei pronto per partire, comunque sei limitato rispetto magari a chi ha delle opportunità o... Allora, nel senso, non è un'analisi, ovviamente ci mancherebbe altro, facciamo quello che possiamo fare con i nostri mezzi rispetto al territorio che ce l'abbiamo, dicono comunque già questa realtà, secondo me già siamo avanti anni luce. Cioè trovare comunque, come dici, cioè cercare qualcuno da far venire qua dentro non è neanche semplice, perché la mentalità che c'è fuori da questa stanza, beh, uno prova però e si stupisce, dice cazzo c'è un corso gratis a Lecce, noi siamo i portatori, no? Noi siamo i portatori. Cioè, noi avremo successo se domani ognuno di voi contatterà 10 amici e gli dice sai che sto seguendo una cosa interessante e figa che potrebbe servire anche a te. Ci sono start-up che nascono nel garage di fronte ma che non sanno di questa cosa. Noi, diciamo, più che attaccare i manifesti, forse ci appoggeremo a qualcuno per tutta la parte social, ma più di questo non possiamo fare, anche perché noi stiamo nascendo veramente a costi zero, a costi ridotti. La campagna la faccio sui social media. Ma diciamo, per me è un inizio, no? Avere 30 persone con cui parlare oggi rispetto ad essere da solo per me è già un vantaggio. Poi sono persone che comunque più di una volta ho incontrato in questi percorsi e quindi abbiamo vissuto insieme a Dublino, siamo stati insieme tra Lecce e Roma con Innovation Lab e con Intel Business Challenge. Quindi molti di loro li conosco già. Quello che vorrei fare con questa associazione è quello di fare movimento, fare qualcosa e dimostrare a qualcuno che qui i giovani
si danno da fare, più di altri paesi. Adesso però vedi, Roma c'è questo, Milano c'è quest'altro. Cerchiamo anche su Lecce di attivare, anche se in piccolo, però attiviamo e diciamo che siamo presenti. Altri problemi sulle start-up, ragazzi. Perché non fate una start-up? Perché il prodotto non è da start-up. Perché? Il prodotto non è una start-up. L'idea non è da start-up. Voi? Dici, noi ci stiamo attrezzando. Stiamo lavorando. La paura è quasi sempre che il prodotto non sia adeguato al mercato. E chiaramente... Cosa fate? Cerchiamo di capire come andare a fare un'analisi di mercato, per esempio. Ma quello costa... Non è semplice e porta via tempo e risorse. Ovviamente con il capitale che si ha a disposizione si cerca di fare almeno all'inizio quello che si può. E questo è il problema reale. La paura poi è quella di chiaramente di fallire. Poi cosa fate? Che prodotto avete? Consulenza, non abbiamo un prodotto. Consulenza in ambito? Nell'ambito praticamente dell'optometria. Ok. Cos'è una startup? Quanti di voi sanno cos'è una startup? Uno? Nessuno? Così. Oggi difficilmente alzerò la mano. Allora, che cos'è una startup? Breve digressione. Una startup, secondo l'ultimo decreto Restart Italia e decreto sviluppo 2. Crescita e sviluppo 2.0, una startup è una società che rispecchia pochi essenziali requisiti. Fondamentalmente, le persone che compongono, che detengono il capitale sociale, devono essere come persone fisiche in percentuale superiore al 51%. Che cosa significa? Che se nella mia società MRS possiamo essere tre persone fisiche che detengono fondamentalmente 25, 25, 25 il capitale sociale a persone fisiche. La restante parte, la restante 25%, può essere anche dell'università o di un'azienda. Quindi l'importante è che il 51% sia in possesso di persone fisiche. Primo punto. Secondo punto, deve avere come obiettivo, come mission nello statuto, l'innovazione. Che è, diciamo, inteso come innovazione tecnologica, ma ci sono tanti modi di fare innovazione. Innovazione di un metodo, innovazione di un modello di business. Nel momento in cui c'è un'azienda che fa le stesse cose mie, io posso lavorare su questi aspetti per modificare il mio modello di business ed essere almeno innovativo più di lei. Vedremo un esempio domani di Nescafè. Nescafè che fa? Porta il caffè a casa. Ah, bravo. Ci sono tanti altri che fanno la stessa cosa. C'è Quarta Caffè. Anche Quarta Caffè porta il caffè a casa. Però hanno sviluppato un modello di business differente. Sai che c'è? Prima ti davo i chicchi, adesso ti do le cialde con la macchinetta. Lì che cosa hanno fatto? Hanno modificato questo. Hanno modificato un modello di business. Quindi c'è innovazione anche nei modelli di business. Ci può essere innovazione di processo, ci può essere innovazione di prodotto. Terzo punto. La startup non deve superare 5 milioni di fatturato. Se io lo supero, bacio per terra. E in più non deve devolvere utili, almeno per i primi 5 anni. Se avete questi aspetti, inoltre è richiesta anche per essere iscritti al registro delle startup innovative, è una tra tre clausole che possono essere il 20% dei costi in ricerca e sviluppo, detenzione di brevetti o persone assunte che siano PhD o comunque che siano nella ricerca. Ovviamente l'importante è che una di queste clausole venga rispettata. Come MRS noi siamo registrati come impresa innovativa perché abbiamo questa innovazione, siamo soci di persone fisiche più del 51%, abbiamo due brevetti, sui 4 milioni di fatturato speriamo, diciamo, non diciamo niente, però sarà dura. Il PhD cos'è? Deve essere uno che lavora all'università? Può essere o diciamo che abbia lavorato, che abbia un titolo comunque di ricerca e continui a svolgere la funzione di ricerca o nell'impresa o comunque tra università e impresa. Chiaro che cos'è adesso una startup?
Quindi per avere una startup dovete costituire una società. La società, ci sono diverse formule, come avete visto un paio di giorni fa con l'avvocato Nascimbene e con l'avvocato Zanoni. Potete scegliere voi se fare un SRL, se fare un SNC, se fare un SPA. Adesso ci sono anche forme semplificate SRLS. Quindi tutte queste formule vanno bene. L'unica cosa è che l'SNC non va bene se siete una startup innovativa, perché non è più una società a responsabilità limitata. E per essere una società, una startup innovativa, dovete essere per forza una società di capitali. Quindi tutte le forme di SRL vanno bene anche le forme di SPA. L'ultima è particolarmente. Salvo, l'ultima è particolarmente invitante, no? Quella semplificata, probabilmente. La SRLS... Dipende poi da vari contesti, per carità, però magari per i... Dipende da vari contesti, ma dipende soprattutto da quelle che possono essere, diciamo, gli sviluppi di business in quell'area. Cioè, in ambito digitale può avere senso, perché, diciamo, vado a vendere un prodotto, un software. Nell'ambito invece di hardware devo vendere un prodotto biomedicale. Ci sono difficoltà, perché se c'è un cliente che vuole, diciamo, vendere un prodotto, io vado a vedere il capitale sociale di quell'azienda che è fermo a un euro, come cliente o come azienda partner, fondamentalmente un po' di timore ce l'hanno. Quindi dipende, secondo me, da campi di applicazione. Per partire, se sei un giovane e vuole fare una startup e vuole fare un prodotto fisico, un prodotto, diciamo, web, va benissimo. E il tuo parere sulla cooperativa? Sulla cooperativa ci sono, secondo me, un'ottima struttura nel momento in cui prevedi che cresca, perché hai bisogno di avere, diciamo, più soci che sviluppano le proprie individualità e quindi le puoi tenere nella cooperativa. Che i soci lavoratori lavorino. Esatto. Come formula è anche ottima e ci sono diversi incentivi e agevolazioni. Cercheremo di fare un incontro con il presidente di LegaCoop prossimamente, in modo tale da avere qualche informazione in più. Su questo, diciamo, l'avevamo già in mente per l'anno prossimo, ma se riusciamo anche prima, visto che collaboriamo attivamente. La startup innovativa ci sono pianisti. Bravo. Volevo sapere, ma cioè io la cosa che non ho capito è, se io faccio, allora, la cosa che ho capito l'altra volta del diciamo, l'incontro con i legali era che tu devi comunque aver aperto una SRL prima di diventare una SRL innovativa, giusto? Oh, quindi comunque non c'è neanche l'economicità, nel senso io comunque devo fare una SRL semplificata e poi dopo posso diventare startup innovativa. Esatto. Una volta che divento startup innovativa, perché i commercialisti ancora non sanno che cos'è una startup innovativa, quando io vado a confrontarmi con un commercialista e gli faccio vedere i bandi ai quali io voglio partecipare e che lui non ha idea di che cosa sto parlando, gli dico che voglio diventare una startup innovativa e mi propone un SNC, io devo avere delle motivazioni per potergli giustificare il motivo per il quale non posso fare un SNC, devo fare un SRL, e anche questo è una cosa difficile da trovare. Tutti i tuoi problemi, perché mi sono imbattuto io gennaio e febbraio. Fondamentalmente c'è scarsa cultura di quello che è il tema startup. E ti posso dire anche che certe volte questo problema è dovuto anche a delle linee guida che sono rimaste troppo generiche. Cioè, abbiamo avuto delle difficoltà anche a parlare con la Camera di Commercio per capire fondamentalmente quali erano i passaggi. Quindi ci sono queste problematiche di sottofondo. Ovviamente se siamo 30 persone abbiamo più potere per andare a parlare e dire oh, svegliatevi, dateci delle risposte. Sì, la domanda era soltanto capire cosa mi porta una startup innovativa rispetto. Come agevolazioni, non paghi il bollo alla Camera di Commercio, e soprattutto c'era un'altra questione importante che era su delle emissioni di obbligazioni nei confronti di un socio investitore, che diciamo la SRL diventa quasi come un SPA, okay. E queste obbligazioni possono avere durata limitata nel tempo e avere un tasso zero. Quindi fondamentalmente può esserci un socio investitore che vuole entrare nella società, sottomette delle obbligazioni con la società, lui versa 50.000 euro e poi nel tempo puoi restituirle dopo i 50 anni, oppure possono rientrare come capitale sociale. Quindi queste sono una delle agevolazioni. Poi c'è un regolamento con tutte le altre forme, però dal punto di vista di spicciolo sono assenza di bollo, questa parte delle obbligazioni.
Poi c'è sempre tutta la complicata procedura che ogni tanto vanno a semplificare, invece peggiorano la situazione. Grazie a voi. Altre difficoltà? Quanti di voi si sono cimentati con una startup o vorrebbero farlo? Alzate di mano. Quanti di voi hanno necessità di trovare un partner per iniziare a fare una startup? Alzate di mano. Uno, due. Allora, ritorniamo a noi. Customer segment. Dove vanno a impattare questa parte? Il customer segment è la parte a destra. È la parte a destra del modello di business. È la parte fondamentale, la parte da dove si inizia. Ecco perché il piano è stato concentrato per partire lunedì con modelli di business, con analisi di mercato. Perché l'analisi di mercato ci permettono di capire chi sono i miei clienti, che esigenze hanno, come li vado a beccare, quanti sono, quanto sarebbero disposti a pagare per avere un mio prodotto. Sui clienti tu vai a fare una value proposition. Che cos'è una value proposition? La value proposition sono prodotti o servizi offerti, sono quel qualcosa che è recepito dal cliente come valore. Molte volte questo si traduce in EP, elevator pitch, quella frase che voi dite al cliente, che il cliente dice: ah, aspetta, perché forse stiamo parlando la stessa lingua, io ho questo problema, forse me lo puoi risolvere. L'elevator pitch, quanti di voi conoscono la storiella del perché si chiama elevator pitch? Qualche scienziato? No, è una cosa molto più spicciola. Passate il microfono a Marco. Bravo. Marco, ci racconti perché l'elevator pitch? Perché una startup vada avanti c'è bisogno di soldi. E non solo, già sto partendo col piede sbagliato. No, aspetta, però volevo raccontare questa storia, cioè in breve, perché il fatto di avere soldi presuppone che tu vada a rompere le scatole a qualche investitore. Gli investitori notoriamente non hanno un secondo da dedicarti perché hanno un milione di idee migliori della tua che stanno valutando in quel momento. Quindi quello che ti possono dedicare è un minutino strimensito. Per questo quindi quando li incontri in ascensore è nata questa storia che dovresti avere una storiella ben fatta in 60 secondi per cui attirare la loro attenzione in questo tempo diciamo molto molto ridotto. Quindi diciamo la difficoltà sta a creare qualcosa di emotivamente diciamo coinvolgente in così poco tempo. Allora, elevator pitch, perché 60 secondi sono il tempo che il primo appuntamento dell'investitore ti dà ed è generalmente quando lo accompagni in ufficio, che lo becchi e lo aspetti fuori dalla porta dell'ascensore, magari gli apri anche la porta e poi lo insegui. Ci sono anche altri esempi di pitch che ci hanno visto i protagonisti o a Dublino oppure in America, tipo c'è stato un partner che stavamo inseguendo e gli ho fatto il pitch mentre camminavamo con il pitch aperto. Quindi questi sono altri esempi di... Però ti ascoltano e soprattutto si mettono a dire: ma lo stai facendo camminando? E tu sì, anche in altri contesti se vuoi, l'importante è che mi ascolti. Allora, come value proposition si inserisce nel mezzo perché è fondamentale del collante tra il mondo dei costi a destra e il mondo dei ricavi. E tutto l'equilibrio è retto dalla value proposition e anche quello che voi, startup, voi, azienda, vorrete andare a fare. Tutto sta là dentro, nel cosa fate, nel come lo fate e come raggiungete i clienti. Come generate valore? Un prodotto può generare valore perché gli aiuta delle persone a fare delle cose meglio. Il Nescafè ha avuto successo perché se prima mi dovevo prendere il caffè, triturare il caffè, eccetera, eccetera, adesso ho la cialdina, metto la cialdina e alla mattina invece di svegliarmi alle 7:30 per prepararmi il caffè, mi sveglio alle 8:05 perché tanto metto la cialda ed è pronto. Un tema su cui invito tanto a riflettere è il tema del tempo.
stiamo andando in una direzione dove il tempo è fondamentale, è importante. Toppi i microfoni. No, continua, poi non finisci. Dove il tempo è fondamentale. Quindi la maggior parte di noi corre. Mi sveglio la mattina, corro all'università, torno a casa la sera. Ah, che cosa mi cucino? No, mi devo cucinare. Ma quasi quasi mi compro qualcosa già preinstallato, pronto. Apro e mangio. Scusate, ogni tanto esce fuori l'ingegnere che c'è in me. Quindi tutto va in quell'ottica di correre contro il tempo. Loro sono stati i primi, diciamo, la loro idea mi è piaciuta, quella di H25 durante il seminario di team building, perché fondamentalmente è vero, è così, siamo schiavi del tempo. Quindi anche, diciamo, ricavare quei 5 minuti in più sono percepiti dal cliente come valore. Immaginate su una catena produttiva dove risparmiare 10 minuti di tempo porta ad avere 10 milioni di pezzi in più all'anno. 10 milioni di pezzi in più sono un valore fondamentale per il cliente. Per parlare bene del concetto di valore, vi voglio fare un esempio, che è stato un gioco che abbiamo fatto durante la Startup Academy di Unicredit, quando si parlava di valore. Allora, brevetto e sviluppo un'idea, prima la sviluppo e poi la brevetto, che mi permette di far smettere un fumatore di fumare dopo 3 mesi. Quindi prendono questa pillola, dopo 3 mesi smettono di fumare. A quanto vendereste questa idea? Dai, il gioco dell'asta. Marco? A quanto vendereste questa soluzione, questa idea? Dimmi tu. Una pillola che dopo 3 mesi ti fa smettere di fumare. Questo è il pacchetto di sigarette. Cioè, non so se sono le seminario o se devo vendere l'idea a una ditta che vende, cioè che puoi vendere la pillola. Dimmi tu. Io venderei al costo del pacchetto di sigarette la pillola quotidiana. Ok. Però tu, cioè, dopo averla presa per 3 mesi smetti di fumare. Quindi la pillola non la prendi più. Pacchetto. Costo del pacchetto di sigaretta. Poi, da qua. Dai, ragazzi. Attivi. 5 euro. Chi offre di più? Sulla base semplicemente del sentimento non posso definirlo. Devo vedere sul mercato cosa c'è simile. È innovativa, eh? È innovativa, non c'è il cerotto. Vuoi il cerotto? C'è il cerotto. Ci sarà il cerotto. Secondo me il capillo è solo una forma diversa di... Io farei un'analisi di mercato per capire quanto sono le risposte. Allora, migliaia di euro? No, c'è migliaia di euro, c'è questa pillola, per una volta la prendo e metto il servizio, almeno 5.000 euro. Fondamentalmente è nato lo stesso dibattito, però voglio sapere ancora altre idee vostre. Perché magari quello che spenderei per togliere il servizio in altri modi, tipo, non so, psicoterapia, altri hobby. 5.000 cose. Euro, 15, 5 euro, 5.000 euro, voi? Dai, ah, ragazzi. Io la venderei a qualche milione di euro. Tu sapevi già la soluzione, disgraziato. Allora, la risposta a questa domanda dipende da chi è il mio cliente. Allora, andare a beccare il cliente che è il fumatore, tu devi andare a fare un'analisi sul cliente fumatore e li troverai. Il cliente fumatore che si è squattrinato e che 5 euro forse sarebbe disposto a darteli. Puoi trovare invece il manager che lui guadagna 60.000 euro all'anno, oppure di più, molte volte di più, e quindi dice, ma anche 10.000 euro così smetto. Quindi devi fare una segmentazione di mercato. Un altro caso che era uscito sempre durante questa Startup Academy era, sapete quanto investe lo Stato sui tumori dopo il cancro? Quindi che cosa significa? Che se il cliente mio diventa lo Stato, il mio valore cambia. Perché qual è il valore dello Stato nel risparmiare nelle cure mediche? Quanto costa una cura contro il cancro allo Stato? Moltiplicate per il numero di cure di cancro, per i malati di cancro che fumano, e già sono 100 e passa 1.000 euro. Se non pure di più. L'ultimo punto è stato proprio quello che diceva Paolo. Ho detto, ma se il valore sta in base al cliente,
Quanta perdita potrebbe comportare la messa sul mercato di questa pillola per tutte quelle aziende che producono sigarette? Allora, ti vai a prendere il bilancio di Marlboro o diciamo delle aziende che fanno sigaretta e dici, va bene, voi vendete 5 milioni la sigaretta quest'anno? Ok, se volete vi doniamo questo brevetto oppure questo segreto industriale, lo tenete voi e mi date il vostro fatturato per 2 anni. Perché il valore per loro è quello. Quindi, morale della favola, questa storia a che cosa serve? A farvi capire che la value proposition dipende dal cliente. E se sbagliate il cliente, oppure se non avete ben capito chi è il vostro cliente, potete offrire le noccioline alle zebre quando le zebre vi chiedono banane. Quindi potete fallire una startup per questo. Occhio sempre a identificare il cliente giusto e offrirgli il valore giusto, specie nell'ambito web. Adesso, come esercitazione, proveremo a capire. Salvo, riguardo l'ultima cosa, sì. Orario è uno dei top. Sì. Lui vende giocatori. Lui vende giocatori alle squadre. Lui, sapete dove è iniziato? Raiola. Mino Raiola, noto procuratore calcistico. Raiola è stato procuratore di Ibrahimovic e lo è tuttora. E lui ha iniziato Balotelli, di altri, diciamo, Balotelli, Pogba. E ha iniziato questa sua carriera ad Amsterdam. Quando ad Amsterdam lui faceva il pizzaiolo. Lui ha iniziato magari a entrare in contatto con gente del settore e ha iniziato a dire, ah, perché non inizi a vendere giocatori alle squadre di calcio? Sì, faceva da tramite per la lingua, perché molto spesso non si riusciva a capire per bene quali erano i gesti tecnici, i valori e via discorrendo. Adesso quel mercato si sta contaminando. Perché se un giocatore, quanti di voi conoscono qualcosina di calcio e sanno dell'acquisto di quest'estate? Bale a 120 milioni. Ora, se un giocatore è 120 milioni... Perché è ceduto al Real Madrid. Allora, un altro giocatore, lo paragono sempre a quello come parametro, no? Ecco perché per Raiola un Pogba può essere 400 milioni. Adesso Florentino Perez ha le mitragliatrici, si dice così, o le mitragliette puntate, perché c'è un buco di 500 milioni, mi pare. Sapranno tutti... come risolverlo. No, vabbè, per problema. Carità, ma figure. Io comunque ho una curiosità di prima. Nel momento in cui non funziona la cialda, quanto conviene tenere la moca pronta dalla sera prima? Su questo devi chiedere a Nescafè se ho avuto problemi. No, vabbè, siccome dico sei tu il prof, allora rompo le scatole a te. Loro come, allora, come modello di business conta che hanno 2 segmenti di mercato. Azienda e case. Nell'azienda, ti posso fare l'esempio, come questo, in questo centro, noi abbiamo la macchinetta che la danno regalata e poi ci sono le cialde che le acquistano tutti. Quindi fondamentalmente ha senso avere un'unica macchinetta condivisa e poi ognuno ha la sua cialda. Ora, se la cialda funziona, hai sempre, diciamo, i pro e i contro della serie. Io tutte le volte che andavo mi beccavo sempre che dovevo portare l'acqua, perché l'acqua nella macchinetta era finita. Però sono pro e contro, no? Nel co-sharing di qualcosa... La metti vicino al rubinetto. No, vabbè, però comunque stavi chiudendo la parentesi riguardo i 120 milioni e poi i 500 milioni che poi insomma Real Madrid dovrà coprire in sede di CDA quando faranno il consiglio di amministrazione per... Lì faranno una riunione tra soci. Conta anche che dal punto di vista di società sportive Real Madrid e Barcellona hanno un particolare regime fiscale lì. No, vabbè, il fisco in Spagna anche... è diverso e comunque... E ci sono anche altre tipologie di agevolazioni. Anche le società sono... Parlando di esempi. Cioè fondamentalmente il Real Madrid e Barcellona sono delle polisportive. Quindi. Esatto. Vabbè. Lasciamo stare. Parlando di altri esempi. Qual era la value proposition di Nokia? Guardate questa immagine e dite. Nokia, quando diciamo ha lanciato questo brand,
la sua vision era di connettere persone tramite un cellulare, che penso, diciamo, all'epoca dei 3330, se non pure prima, erano quelli indistruttibili. Fondamentalmente dietro questo brand c'era tutta la value proposition di Nokia. Quello che vi chiedo adesso è di fare 15 minuti di esercitazione personale più 30 minuti di discussione, e quello che mi dovete fare è scrivere il vostro elevator pitch della vostra startup. Allora, chi non ce l'ha se ne inventa una. Dai, lo potete fare. Allora, ve lo spiego. Per il cliente X che ha questo bisogno, il mio prodotto soddisfa questo bisogno perché ha questo beneficio. A differenza di tutti gli altri presenti sul mercato, il mio prodotto è migliore perché. Quando abbiamo fatto questo esercizio, se ne è uscito qualcuno con la macchina del tempo, che mi permette di ridurre i tempi. Qualcun altro ha fatto H25 e poi te lo raccontano loro. Io con loro stavo. Basta che non fate tutti H25, ragazzi. Provate a raccontare di un'idea vostra, a fare il vostro elevator pitch. Quello che faremo subito dopo i 15 minuti è ognuno di voi si alza in piedi, mi legge il suo elevator pitch e tutti gli altri valuteranno se è stato chiaro ed è stato efficace. Domande? Repeat. Allora, 15 minuti di tempo per scrivere il vostro elevator pitch secondo queste informazioni che stanno dietro di me. Voi lo buttate giù. Dopo 15 minuti facciamo 30 minuti in cui ognuno di voi si alza e mi dice l'elevator pitch e lo comunica alla classe. E la classe gli dà dei feedback. Totale dell'esercitazione 45 minuti. Dopodiché pausa caffè. Va bene? Dai. A me non importa che tu abbia l'idea o meno, a me importa che tu capisca il meccanismo. Quindi puoi anche applicarlo a un parti da un problema reale e dici ok, c'ho il problema di svegliarmi la mattina 10 minuti prima per racimolare sonno, la nuova macchina del caffè che la fa da solo. Cioè, puoi anche inventare qualcosa che letteralmente non esiste come hanno fatto loro nella presentazione famosa. Se c'hai un'idea, ci stai lavorando sopra, lo puoi fare. Cioè, prendi questo come una sorta di palestra dove ti possiamo dare una mano. Fai i pesi con noi. Parti da un, se hai difficoltà, parti da un problema tuo, che può essere trovare il parcheggio qua, trovare la fila alla posta. Cioè, i problemi si contano sulle dita di più di due mani qui, eh. Andare all'ufficio e trovarsi e scannarsi per capire come funziona il regolamento. Se voi iniziate a capire che tutto ciò che ci circonda non è un problema, ma può essere un'opportunità, forse è l'occasione buona che possiamo cambiare letteralmente sto posto. Vai ragazzi, 15 minuti, d'orologio, eh? Sì, sì. Guarda, ti sto impostando anche il timer. Puoi lasciarlo anche se ci sono domande. Se ci sono domande, li vuoi lasciare. Per il cliente. Per il cliente o l'utente che manifesta un bisogno, il prodotto o servizio fa parte di una categoria di prodotti e servizi
che permette o porta al cliente i seguenti benefici. Questa è la sentenza 1. Frase 2. A differenza degli altri competitor presenti sul mercato, il mio prodotto è migliore perché si differenzia in puntini puntini. Compila la frase unendo i puntini. C'era un sito dove potevi andare a beccare tutte le idee che volevi. Ora non ricordo il nome, però appena torna, appena ci sarà Augusto, gli possiamo chiedere questo sito. Dove tu vai e ci sono tutte le idee più fighe del mondo. Questo per farvi capire qual è la differenza. Non sono le idee, sono le persone. C'è una lista di più di 1000. Potete prendervi un'idea e fare le vedo il pitch dell'idea. C'ho il microfono. Sono microfonato.
competitor Z.
Vai a prendere una bottiglia d'acqua giù. Tieni, no? A41. A41. Tieni. No. Tieni perché sono 20 centesimi di quella, A41. C'è il bug. Ah, sì. Problemi? Qua? Come va? H25 sempre? Type 1? Dai, penso che domenico sarà contento. Ma ha chiamato l'altro giorno per... Ricominciamo? Allora, visto che qua stanno ancora lavorando e di qua sono bravi e pronti, iniziamo da lui che sta in prima fila. Assolutamente no, preferisco ascoltarne uno. Vai, dai. Dai, comincio io. Vai, grande Francesca. Ma accendiamo la luce? Certo, va bene. Forse conviene più di là e spegniamo. Ok, perfetto. Comincio subito così se la squadra è subito. Ah, scusa. Vai. Non so se rientro nei 60 secondi. Ascoltate. Grazie. Anche perché dopo dovrete esprimere dei feedback. Vai. La faccio veloce o... Piano, piano. Oh, ok. Allora, il mio prodotto si chiama Social Trasporto. E nasce da una problematica mia personale, per la quale mi serve una connessione veloce da Lecce all'aeroporto di Brindisi, che al momento non è assolutamente veloce. Cosa offre il mercato? Offre il pullman, che ce n'è uno all'ora quando va bene, ma ci sono anche buchi di 3 ore, il treno, che ha bisogno, che a volte comunque ci sono dei buchi anche in questo caso, e poi dall'aeroporto serve un ulteriore mezzo di trasporto che ti porti alla stazione. O lo shuttle privato, che sono 20 euro, che insomma non è poco, solo c'è un'agenzia che fornisce questo servizio, e a volte, anche se ti viene a prendere a casa, quindi per quello è comodo, devi comunque aspettare, perché raccoglie più persone, quindi a volte ci sono anche in questo caso delle attese. L'alternativa è il mezzo proprio, se vuoi essere indipendente, però poi spendi il parcheggio, quello che è, a lasciarlo lì. Quindi il mio prodotto è una rete di passaggi uno a uno, cioè creare un network per cui dai un passaggio e ne guadagni uno quando ti serve. Ci può essere anche spazio per un improvement, uno a due. Ho finito. Il valore qual è? Una piccola quota associativa annuale di 5 euro. La spesa al momento è zero, perché è uno scambio equo, tu lo dai e te ne viene uno quando ti serve. L'attesa è zero, perché ti viene a prendere e ti porta in aeroporto, quindi è velocissimo, risparmi tempo, e ti fa il viaggio in compagnia, quindi conosci anche qualcuno. Per cui il motto del nostro prodotto è: dai un passaggio e ricevi un amico. A me serve. Feedback? Ragazzi, dai. Allora, mi ha molto colpito il passaggio finale, quello della il claim, l'idea, eccetera. No, per me è un... È voto? Vai. Io me ne... un bell'8, secondo me. Useresti? Sì. Daresti un passaggio, una bella ragazza? Assolutamente. Anche perché qua c'è anche qualcosa di simile.
Che avevo pensato. No, sì, sì, per dare abbastanza. Esatto. Allora, generalmente sono 5 euro. Generalmente si dice: avete capito l'idea? Alzate le mani. Quanti di voi hanno capito l'idea? Quanti di voi finanzierebbero questo progetto? Poi 1, 2, 3, 4, 5. Anche 10. Come voto a livello sociale, ma non sì. Ci investirei 10.000 euro. Ma potrebbe essere anche una quota associativa, sì, come investimento. Okay. Una quota associativa? Beh, la quota diventa... Il mio social network uguale al tuo, anche il mio progetto sociale, però il discorso delle start-up a volte è quello di... L'idea perfetta, anch'io ho un'idea sociale, non è un'idea di tipo economica, però a livello di start-up, se io dovessi oggi spendere 10.000 euro per il tuo progetto, non lo farei. Non lo farei perché... Perché non c'è il guadagno, non riesco a ricavarne in maniera esponenziale del denaro. Io oggi investo 10.000 euro e nell'arco di un anno e mezzo ho dietro 50.000 euro. Mi permetto di fare... Il mio obiettivo è questo. Una piccola parentesi. Allora, si parla di startup, no? Ma la startup non è quella che arriva a fare 5 milioni di fatturato. Cioè, forse ci sono un caso in Italia... Seppure 5 milioni li riesce a raggiungere in Italia dopo veramente tanti anni. Ma ci sono anche altre startup, altre imprese che possono essere nel settore del sociale o in altri settori che permettono comunque di creare valore e occupazione sul territorio. Quindi questo significa che io posso anche investire in una realtà che mi crea 2-3 posti di lavoro, perché comunque sviluppa tutto il territorio. Non è che se non è super iper mega galattica non ci finanzio. Secondo me è un problema che molte persone stanno cercando di risolverlo e questa potrebbe essere un'idea innovativa e magari anche a basso costo per risolverla. Avanti. Ma io ho preso spunto dalle difficoltà in inglese che ho visto pure. Anche personali. E niente, io ho pensato di rivolgermi a diciamo ad un target di persone che hanno la necessità di migliorare il proprio inglese, di migliorare la comunicazione e la comprensione dell'inglese. E quindi è un servizio che mediante conversazioni telefoniche con madrelingua inglesi a costo ridotto riesce comunque a migliorare questo livello di comprensione della lingua parlata, perché diciamo il modo più semplice per acquisire una lingua, apprendere la lingua e stare a contatto con i madrelingua. E quindi a differenza dei corsi tradizionali di lingua e dei costosi soggiorni in loco, che magari tanti non possono permettersi, consente di esercitarsi comodamente tramite telefono. A differenza degli altri, come ti differenzi? Scusa il gioco di parole. Beh, in genere si propongono i corsi di lingua. Cioè sostanzialmente questo, audio, video, okay. Però comunicazioni personali anche di vita quotidiana possono... Ti posso dire che sul territorio di Lecce ci sono già delle iniziative la sera dove tu vai in un bar e parli con madrelingua. Tandem. C'è il tandem, c'è un altro locale dove si parla o lo spagnolo o l'inglese, il martedì sera. Sì. Certo. C'è un locale a Lecce che si chiama Verso Sud, che il martedì sera fa incontri con madrelingua inglesi e tu puoi andare dalle 8:30 in poi, prendere Verso Sud in piazzetta Santa Chiara e, poi c'è Zei. Ma a questo punto dovremmo cambiarlo perché sennò era sempre il martedì. Sempre il martedì? È stato l'anno scorso. Ok. Martedì pomeriggio sera. E poi credo ci sia un altro locale dove fanno lo spagnolo, sempre dentro Lecce. Libreria Ergo il giovedì sera, se non sbaglio. C'è Miriam che... Ok.
Quindi ci sono... No, non, ci sono diverse forme di innovazione, può essere nel modello di business, come ti ho detto prima. Puoi farlo in maniera tale che chi lo parla riceve un credito che può spendere come vuole. Hai rinnovato il modello di business. Vai, deliziaci. Anzi, aspetta, quanti di voi hanno capito la sua idea? L'ha presentata bene, secondo voi? Voce troppo bassa. Voce bassa. Non è stata immediata. Non era persuasiva. Non era persuasiva. Non entusiasmo. Non ha trasmesso entusiasmo. Non ti voglio, non ti voglio. No. Allora, prendi tutti... Prendi tutti i feedback che escono fuori da questa classe come ipercostruttivi, perché veramente puoi incontrare l'investitore mentre prendi l'ascensore qua e gliela proponi e magari ci crede. Perché tutto è un discorso anche di come sapete catturare l'attenzione della persona che vi sta di fronte. Cioè dovete essere bravi a trovare il link giusto per connettervi con quella persona. Molto spesso capita, sempre per la famosa questione del tempo, che chi hai di fronte, certe volte un orecchio ti ascolta, ma sbadatamente sta facendo anche 8.000 cose, perché purtroppo siamo costretti a operare così, no? Se tu riesci a catturare l'attenzione nel primo secondo, poi lo tieni per un minuto con te. Quindi mi raccomando, i toni di voce, cioè, devi trasmettere entusiasmo, perché se trasmetti entusiasmo nella cosa, la persona ti segue. Vai. Io prendo appunti, ovviamente. Io volevo sapere se vi piacerebbe proteggere per esempio la vostra cultura, perché ho ascoltato le lamentele di turisti, studenti, professori o comunque appassionati di lettura che hanno questo problema nel proteggere il loro libro. Libro, quindi cartaceo, anche se troppo raro, diventato vintage, ricercato... quello che può succedere è che si rovini più facilmente di un iPad, per esempio. Quindi l'idea è che ho visto in giro delle soluzioni tristi a questa cosa, delle soluzioni che non mi coccolano se voglio proteggere il mio libro, ma soprattutto che non mi hanno motivato abbastanza per voler risolvere questo problema. Così ho deciso di offrire eleganza, personalizzazione, sicurezza e praticità a chi vuol leggere per esempio sotto l'ombrellone oppure in riva a un lago, e in questo modo io vesto la vostra cultura. Quanti di voi hanno capito l'idea? Alzata di mano. Alla fine. 3, 4. Quanti di voi ci investirebbero? Questi esempi e questi casi ti possono far capire un po' o come cambiare la presentazione o come cambiare target di mercato. Cioè, un target potrebbero essere chi fa libri. Nel campo dell'editoria dice, sai che c'è? Ti faccio la pagina plastificata perché è per l'utente che è il libro di Riccardo Luna, se lo vuole leggere sotto l'ombrellone e non vuole che lo danneggi. Quindi... forse certe volte è sbagliato il target o il contesto. Te lo dico io che sto cercando disperatamente persone a cui vendere dei sistemi che recuperano materiali metallici da impianti produttivi che fanno microchip. Quindi quando andavo, sì, figa l'idea, dicevo ok, ma mica faccio microchip. Quindi certe volte il contesto in cui ti trovi è fondamentale. Prova a capire sempre, a beccare sempre il cliente giusto. Passa dietro. Allora, prometto che questa cosa non ha basi scientifiche. Totalmente, vabbè. Allora, per donne che abbiano mangiare ma non possono lasciarsi andare per problemi di linea, l'electrofood è un dispositivo che attraverso due microelettrodi posti sotto pelle è in grado di inibire la assimilazione di grassi da parte dello stomaco. Diversamente da pillole che limitano il senso di fame e bendaggi gastrici, questo dispositivo è poco invasivo e ha un basso costo. Quanti di voi hanno capito che cos'è? Sicuramente. Come ti differenzi dalla pillola di Sandino? Vabbè, un
comunque diciamo più difficile per una persona pensare di ingerire, cioè per esempio personalmente non mi piace molto prendere farmaci, cioè assumere cose che vanno all'interno. Beh, sarebbe un polimero comunque. Vabbè. No? Ok, e io infatti dicevo che non ha basi scientifiche questa cosa, per cui... Però ha ragione sulla cosa psicologica, ingerire. Dell'ingerire. Un sacco di persone... Quindi potrebbe avere un target psicologico. Potresti prendere una fetta di mercato che non riescono a prendere gli altri. Non ha... C'è da sperimentare. Sì, assolutamente. Già sei stato su me stessa, mi vedo. Che mangi? Un dibattito. Beh, più che sotto pelle la metterei sopra pelle, perché anche metterla sotto pelle un cosino piccolino. È lo stesso. Vabbè, non, davvero, cioè, non ci ho fatto nessuno studio dietro, andare... ci è venuto adesso. È tipo una scena, è tipo una scena da Killer Karaoke quando ti montano gli elettrodi e devi andare a consegnare i piatti, no? Quindi c'è il sintomo di fame e ti danno, no, la non scarica. Si sente assolutamente niente, è indolore. L'ennesima potenza. Vai Paolo. Allora, parla degli investitori, quindi volete fare soldi, questo è il punto fondamentale, e io voglio che investendo su questa cosa facciate dei soldi. Come? Ci sono un sacco di produttori di rifiuti liquidi, un sacco di processi che producono scarti, per esempio da noi l'olio d'oliva. Ogni produttore ha il problema dello smaltimento di rifiuti e c'è un sacco di costi. Io col mio processo vado lì e mi faccio pagare di meno di quanto lui spenderebbe per smaltire il rifiuto e prendo quel rifiuto, ci faccio della bioplastica e la porto sul mercato. Io sul mercato sono vantaggioso perché la posso vendere a un prezzo sensibilmente più basso di qualsiasi altra bioplastica. Gli altri hanno delle materie prime costose, io mi sono fatto pagare la materia prima, mi sono fatto pagare per avere la materia prima, quindi posso venderla a un costo sensibilmente più basso e posso essere davvero vincente sul mercato. Insomma, se ho un investimento da parte vostra, in 2-3 anni riesco a moltiplicarvelo sensibilmente. Avete capito l'idea? Sì, quella di Marco. Alzate le mani, no? Dai. Quanti di voi investirebbero? Però bisogna di moltissimi soldi perché. Sì, 2 milioni di euro costa il mio gassificatore. Se vogliamo. Sarebbe un buon punto di partenza. Facciamo energia elettrica da quello che ci facciamo anche come scala. Va bene? Va bene. Vorrei dire una cosa. Due feedback qui prima. Cioè io conosco l'idea perché lavoro praticamente con Paolo. Secondo me è stato poco diretto. Ripeto, conosco l'idea, quindi alla fine so di che cosa parla, però secondo me è stato poco diretto a esplicarla. Mm-hmm. Una risposta diretta. Vai. Cioè, al volo. In 60 secondi. Ma pure meno, in virtù dell'altra volta, anche se ci ho capito poco, cioè mi ha rassicurato l'altra volta dell'idea dell'H25, è credibile. Per cui ci investo, infatti prima ho alzato la mano, io ci investo su quello che ha detto. Marco? Senti Paolo, anch'io conosco l'idea e... Vabbè, complimenti, quindi siccome questo pitch vi servirà veramente per andare in giro, direi di metterlo appunto, dire meno giri di parole su voglio farvi far soldi e tutto, perché ci sono state delle ripetizioni durante 60 secondi. Dire qualcosina in più sul processo e dire quanto permette di risparmiare, perché poi l'investitore da quel quanto lui sa già quanto è grosso il mercato dell'olio, della bioplastica e tutto, però se tu gli dici guarda costa x centesimi in meno, lui subito se li fa i conti, ha bisogno di farlo, perché se veramente sono conti che valgono, poi quel minuto ti vale oro, insomma. Una cosa su questo, vabbè. Ti riporto per esempio sì, l'esperienza che abbiamo avuto all'Intel Business Challenge, chiedendo poi un feedback ai valutatori. E, per esempio l'aspetto dei soldi dipende molto dall'investitore che ti trovi di fronte, come diceva Salvatore. Cioè, nella nostra giuria c'era uno che si occupava di social business con
appunto idee imprenditoriali con un forte impatto anche ambientale, diciamo sotto la parola social, che era molto interessato all'idea. Gli altri due, che avevano un'estrazione più economica, c'era un analista, hanno valutato poco forte la parte di business, c'era un po' troppo idealista secondo loro, perché noi comunque puntavamo anche su altri aspetti dell'idea. Quindi secondo me diventa veramente fondamentale capire con chi ti vai a relazionare, anche se vai da un fondo di investimenti, capire quel fondo di investimenti che portafoglio ha, perché risulta determinante su cosa tu devi puntare, su quale aspetto tu devi puntare della tua idea, che magari ne ha diversi. Piccola parentesi, non riusciamo a fare un modulo di networking durante questo ciclo di seminari, però dal punto di vista di networking, fare networking significa andare a capire chi è la persona che voglio incontrare prima di incontrarla. Quindi, come diceva Paolo, se io voglio andare a beccare a quell'evento X il Marco di turno, io prima su internet, su LinkedIn, su tutti i mezzi che posso, cerco di raccogliere feedback o cerco di raccogliere notizie su chi è lui, in modo tale che io posso anche iniziare un discorso, approcciarmi a lui partendo dalle cose che lui piacciono. Ti ricordi prima quando ti ho detto cerca di sintonizzarti e trovare il modo per connetterti ad una persona? Allora magari puoi trovare la persona che gli piace fare spinning o gli piace andare a correre e tu arrivi e fai: ah, oggi ho fatto tardi perché sono andato a correre, chiedo scusa, e già ti sei sintonizzato. Ah, perché corri anche tu? Cioè, la persona le interessi. Quindi occhio sempre a, in base a chi avete di fronte, come relazionarvi e come stabilire questo contatto. Vai. Ok. Allora, il mio prodotto si chiama 20 Minute House. Sei un campeggiatore esperto? Non lo sei e lo vorresti diventare? Ecco per te la soluzione su misura e affidabile, che ti farà guadagnare tempo senza affidarti ad H25 e risparmiare i fatichi inutili per il montaggio delle tradizionali tende. Con 20 Minute House, l'unica, innovativa ed economica smart house, potrai creare e personalizzare la tua casa mobile in soli 20 minuti, in un modo talmente facile e veloce da fare invidia all'IKEA. 20 Minute House, talmente facile che puoi montarla anche tu. Quanti di voi hanno capito? L'interessa. Quanti di voi investirebbero? 2. 3. Non hanno alcuni, allora si sono persi questo concetto sul prodotto. È la nuova tenda che la tiro. No, è una casa. È una casa. Cioè, veloce da montare quanto una tenda, però con il comfort di una casa. Ho capito la tenda. Arrivano questi feedback. Di tutti questi feedback che vi arrivano, scriveteli, perché domani possono essere d'aiuto. Vai. Vai. Allora, io prendendo spunto da quello che hai detto tu prima, che ogni problema può diventare un'opportunità, avevo pensato a un sistema di feedback di un servizio pubblico-privato. Cioè il cliente che si interfaccia con uno sportello pubblico-privato che può essere, immediatamente dopo aver parlato col tizio delle poste, quanto il tizio, il commercialista, un'altra persona, lascia un feedback su una piattaforma online, accessibile a tutti, dove fa un commento positivo o negativo. Un po' quello che fanno già con i call center, ma perché hanno scopo diciamo, finanziario, quindi hanno diciamo, interesse a tutelare. Lo fai però sul pubblico, dove l'interesse dovrebbe essere ovviamente da parte delle amministrazioni elevate ad agire, e a fine mese verrebbe comunque, si avrebbe un elenco delle persone che hanno lavorato bene in maniera corretta, da quelle che magari ti hanno trattato male o sono poco aggiornate in merito. Tu lasci un feedback sull'argomento e ovviamente dovrebbero esserci poi dei procedimenti dall'altra parte. Se il settore pubblico diciamo, è un po' più complicato, nel settore privato penso possa essere molto, molto utile, perché ovviamente hai poi un risparmio economico dal punto di vista imprenditoriale, presumo. Chi è il tuo cliente? Il mio cliente può essere, io fondamentalmente mi rivolgo al, diciamo, penso sia l'amministratore, comunque un'azienda che ha degli uffici che si interfacciano con il personale pubblico ma che non controllano direttamente, quindi hanno intenzione a diciamo, tutelare la qualità del mio servizio. Quanti di voi hanno capito l'idea? Intanto c'è il tecnico che sistema, anche lui vota. Quanti di voi investirebbero? Feedback? Ne abbiamo solo uno di microfono, sì, no? Mi stacco l'altro, no, tranquillo, dai, non c'è problema.
Dico, per come siamo fatti noi italiani, penso che alla fine se andiamo su un sito, sì, è solo per lamentarci, cioè, sarebbe assai maggiore la percentuale delle persone che vanno là per lamentarsi più che quelle che dicono ok, il servizio va bene, però può essere... Sarebbe anche quello, chi non riceve lamentele, diciamo, ha lavorato positivamente. Ok, non è corretto, nel senso non è la... Cioè, è un po' sbilanciato, bisognerebbe trovare qualche meccanismo per incentivare le persone ad andare comunque, anche per dare un feedback positivo. Cioè, non soltanto l'incentivo della rabbia, mi sono scazzato... Anche per lo, diciamo, lo sconto sul cliente che lascia il feedback. Ci vuole l'incentivo, se no tipo c'è lo sbilanciamento, penso. Francesca? Secondo me potrebbe anche lasciare un commento di come è stata risolta come cosa, quindi poi avere anche una cosa positiva, magari lo stesso cliente. Quindi... Cioè, per lui dovrebbe essere positivo, però giustamente se tu l'hai risolta positivamente, difficilmente andrai sul sito a lasciare il commento. Sì, però magari ecco, nell'essere negativo può darsi che poi alla fine l'ho risolto così, una specie tipo TripAdvisor, cioè chi scrive sia quando è contento che chi quando non lo è. Passo a... Dopo ritorniamo, C'è il signore? Anche lei no? Dopo ritorniamo però, Allora, questa è l'idea del mattino, praticamente. È l'idea del mattino. Cioè, praticamente tutti i giornalisti, comunicatori, professionisti che magari hanno le cravatte in pura seta, il capello leggermente riccio, tanto per intenderci come Antonio Polito, nota firma del Corriere della Sera, ma non riescono a gestire quotidianamente il baffetto, tanto amato dalla donna matura per sedurre, conquistare in toto la grazia, l'eleganza e le forme morbide di quest'ultima. Allora, la lametta da barba vecchia scuola, che al contempo rasa di precisione e pettina il baffetto, grazie all'intelligenza di un chip che riconosce il labbro dall'ultimo pelo. Polyblade è il nome. Quindi, tanto per capirci, Gillette si rivolge ad un pubblico giovane, pischello, tanto per capirci meglio. Di questi ultimi giorni è noto l'accordo con MTV, il meglio del meglio, perché Sky di G24 spacca più del TG di MTV. Quanti di voi hanno capito l'idea? Quanti di voi investirebbero? Chi? Almeno la comprerei. Quanti di voi comprerebbero Giorgio per fare la presentazione dei vostri progetti? Oddio, mi sono un po' impallato, ma perché poi TG, Sky TG, MTV, quindi ecco. Sembrava un rapper, un freestyler meglio di... Devo allenare meglio il freestyle, però insomma, vabbè, grazie. Bravo Giorgio, vai. Dunque, la mia idea consiste in una tecnologia di video mapping applicata però anziché all'esterno, non so se qualcuno di voi ha mai visto degli spettacoli di video mapping, applicata però anziché all'esterno, all'interno degli edifici per allo scopo di progettare gli arredamenti interni. Quindi anziché il cliente recarsi all'azienda che fa arredamenti interni con l'ampiantina, quindi l'arredatore deve capire prima come è fatta la casa, eccetera, è l'arredatore che si reca dal cliente, fa una mappatura della stanza da arredare o di tutto l'edificio e poi propone delle soluzioni che andrà sul luogo dal cliente a proiettare all'interno dell'edificio per far capire come verrà l'arredamento. Il cliente in questo modo avrebbe una percezione molto più apprezzabile, no? di quello che sarà l'arredamento. A differenza dei tuoi clienti, dei tuoi competitor? Al momento non credo che ci siano competitor. Occhio sempre a quali sono altre cose che non in maniera diretta ma indirettamente riescono a dare la stessa percezione. Se io ho un modello 3D della mia stanza che voglio arredare, adesso c'è l'IKEA che ti fa vedere quantomeno la mappa dei mobili, come viene su una mappa. Sì. Ovviamente, diciamo, la percezione è diversa, quello che non stai dando dentro. Tu è una percezione ancora maggiore. Ci cammini proprio dentro, no? Esatto. Cioè meglio il tuo competitore comunque. Sì, però lo guardi su un display comunque, no? Sì, Google Glass sono due competitori. Siamo arrivati a voi dietro, eh? Sì. Vai. Siete tutti e tre insieme? Sì, esperimento. Ah, perfetto. Sì, no, è vero, non ci avevo pensato al competitore Google Glass, stiamo aumentando. Ragazzi, prima di voi, quanti di voi hanno capito l'idea? Questa?
Quanti di voi investirebbero? Feedback? Feedback? Vabbè, alcuni sono già arrivati qui. Da sviluppare, ma non è una startup. Ragazzi, voi? Oh. Dici, io la monto in 20 minuti e che me ne frega l'arredo. Vai, ragazzi. Sì. Ha presente quando durante il lavoro al computer o mentre avvicina il microfono. Ha presente quando durante il lavoro al computer o mentre studia le si annebbia la vista, le si seccano gli occhi, si sente stanco, rischia di diventare nervoso? Beh, lei probabilmente o termina l'attività di lavoro che sta eseguendo oppure la continua e torna a casa con un brutto mal di testa. Noi abbiamo sviluppato un'applicazione, MyEyesPro. MyEyesPro è un'applicazione che, tarata sull'attività che stai eseguendo, ti avvisa e a determinati intervalli ti permette di effettuare rapidissimi esercizi di ammiccamento, di rilassamento, di rock accomodativo, che permettono di proseguire l'attività senza i fastidi tipici derivanti dal lavoro prossimale e dallo stress che ne consegue. Ciò permette di lavorare in maniera produttiva e duratura. Al giorno d'oggi esistono alcune applicazioni di questo tipo, ma non sono interattive, sono poco user friendly, permettono soltanto un esercizio estemporaneo. La nostra applicazione può aiutare la sua azienda a migliorare la produttività, ma soprattutto il benessere dei suoi lavoratori. Quanti di voi hanno capito? Ne ho convinti mezzi. Quanti mi piacerebbe voi? Sapere se alcuni non sono stati convinti dalla terminologia, che non era assolutamente... Sì, è troppo corto. Cioè... No, assolutamente no. Abbiamo cercato di... Non ho capito l'aspetto degli ammiccamenti o degli esercizi. Noi abbiamo cercato di... Però abbiamo cercato di tararla su un lessico più semplice, evitando quelli che sono i tecnicismi del settore, però chiaramente alcune cose hanno quel nome e permangono così, come rock accomodativo. L'ammiccamento, ovviamente tu saprai che di fronte al computer cosa si fa? Si spalancano gli occhi, ti si seccano gli occhi rossi, stanchezza, mal di testa, lavoro prossimale, accomodazione, ciò determina... Penso che ne possiamo vendere parecchi di questi sistemi. No, penso che bisogna a questo punto cercare di tarare, è difficile tarare una cosa così tecnica. Noi abbiamo provato a fare un attacco che punti su... L'abbiamo tirato fuori adesso, quindi non è che voi sia... Quindi è un... di prossimale, da vicino. Io l'avrei capito, cioè purtroppo io frecco... Se posso permettermi, il lavoro da vicino... No, il lavoro... No, ma scherzi, il lavoro da vicino potrebbe anche essere inteso come tu stai guardando quello schermo, diciamo. Per te può essere da vicino. Prossimale è questo, è un libro, è lo studio, è il computer, 40 centimetri, 50 centimetri. È ciò che determina sostanzialmente in tanti casi la miopia, tanti problemi a livello di mal di testa, che tu magari dici, sono stanco per altri motivi. No, perché vabbè, io lo buttavo sullo scherzo, perché dopo un po', cioè, mi sono distratto, cioè, parlo di me, poi magari è successo qualcun altro, la butto sulla battuta, cioè la meno sulla battuta così per dire, cioè, quando prossimale, cose, eccetera, ho iniziato un attimo a... Oh, ok, perfetto. Piccolo esercizio, la trasmissione del valore, voi la fate dagli occhi del cliente. Cioè, immaginate che noi siamo dei clienti, noi abbiamo dei problemi. Avete mai avuto gli occhi rossi quando siete stati tante ore al PC? Avete mai avuto quel senso di mal di testa? Ok, noi vi diamo questo particolare set di soluzioni o applicazione che ti permette di tornare a casa con meno mal di testa, con meno occhi rossi e più contento. Sostanzialmente era, magari non è passato, era il nostro incipit, no? Il quale... allora, ragazzi, quello era l'attacco per quello che stiamo cercando di fare qua oggi è proprio questo, cercare di trasmettere un valore nel migliore dei modi, e voi siete sulla buona strada. Quanti di voi hanno capito? Quanti di voi investirebbero? Dai, avete convinti i mezzi. Tocca a te. Io sono partita... Ragazzi, vai. Io sono partita da un problema reale che ho avuto in questi giorni, che è la consegna dei documenti per l'esame di Stato. Quindi ho pensato di istituire un'associazione che mi permette di consegnare i documenti al posto mio. Quindi il target a cui mi rivolgo sono sostanzialmente giovani. E il vantaggio è che non mi stresso, non faccio file, non ho problemi di connessione ad internet.
non ho problemi il sabato mattina quando vado a fare la raccomandata perché i sistemi delle poste sono bloccati. Questo è quanto. A differenza di altri, di altre soluzioni? È poco costosa ed è facilmente raggiungibile perché probabilmente la sede di questa associazione potrebbe essere localizzata all'interno dell'università, un ambiente riconosciuto comunque dagli studenti. Quanti di voi hanno capito l'idea? Quanti di voi investirebbero sopra? Ma sarebbe solo per gli esami di Stato? Al momento sì, perché è il problema reale, però poi si può estendere alla consegna di altri tipi di documenti. Certe volte dietro queste cose basterebbe un leggero grado di informatizzazione in più, no? Sì, però non è tipo l'altro giorno la PEC. Ti dico una grossa difficoltà, che adesso tutti, no, detto, no, tutti gli uffici serve la PEC. Però che senso ha amministrazione se accanto alla PEC mi chiedi comunque di mandarti i documenti in cartaceo? Soprattutto se tutti gli uffici sono aperti mezza giornata e tu non puoi prendere ore di lavoro. Anche perché certe volte sulla PEC sei costretto ad aspettare come minimo 24-48 ore. Quindi certe volte è anche un vincolo. A proposito di incipit, vale una canzone di Alessandra Moroso, no? Cioè, che stupido che sei. Allora, effettivamente, come incipit si può prendere anche per... Avanti. Ok, io devo un attimo. Allora, per i turisti, gli studenti, appassionati d'arte o semplicemente i cittadini curiosi di scoprire meglio la propria città e che manifestano quindi il bisogno di avere una guida multilingua che spiega loro le bellezze che li circondano, io offro l'app It's All Around You, che permette con un servizio di geolocalizzazione o attraverso una semplice ricerca di avere una guida vocale e o scritta sul monumento o l'opera d'arte che sta dinanzi ai nostri occhi. A differenza di vari Wikipedia, TripAdvisor o delle guide musicali o le app che sono in commercio, il mio prodotto offre contenuti differenziati per tipologie di utenti e modalità di comunicazione differenti. Quindi avremo contenuti differenti per gli studenti in gita, per i turisti frettolosi o per quelli super pignoli, per i seguaci e gli amanti dei misteri o di Giacobbo e così via. E questi contenuti saranno subito disponibili e su tutti i device. Grazie. Quanti di voi hanno capito l'idea? Quanti di voi ci investirebbero sopra? Sì. No, fra 10 minuti, finiamo gli ultimi giri. Perfetto, perché hai dato tu appuntamenti a persone interessate. Ok, arrivo. Allora, anticipiamo la pausa o finiamo il giro? Non hai scelta. Dai, finiamo. Allora, la mia idea invece riguarda... Avvicina il microfono. Sì, scusami. La formazione di un centro per lo sviluppo e la gestione dei servizi informatici per l'INPS. Non so quanti di voi si siano interfacciati con l'INPS, anche solo per l'iscrizione alla gestione separata, quello che fanno è darti un PIN online e poi una parte del PIN online, l'altra parte del PIN online ti arriverà a casa, tipo dopo penso anni. E quindi il problema serio è che, come sapete, l'INPS ha la gestione anche appunto delle pensioni e robe varie. Siccome prima o poi tutti ci arriveremo a questo punto... Sei convinta? Utopisticamente prima o poi tutti ci arriveremo. E quindi quello che fa questo centro è praticamente raggruppare i più bravi ingegneri informatici del luogo e occuparsi appunto della gestione del sito informatico, più che altro anche perché per noi che comunque siamo in università è impossibile andare anche lì a iscriversi dalle 8:30 fino alle 12:30 e poi comunque ci sono stati anche problemi a livello di personale mancante per una serie di questioni che sappiamo anche a livello politico. Rispetto ai competitors, quello che vorremmo fare è più che altro creare anche un servizio che aiuti le persone anziane alla gestione del servizio online a casa, per esempio, per evitare di andare a farla trafila
agli uffici. Quanti di voi hanno capito l'idea? Quanti di voi la finanzierebbero? Ok, difficoltà. È un ente pubblico, come ente pubblico va trattato, quindi fondamentalmente ci saranno grosse difficoltà e in particolar modo dal punto di vista, uno dei punti di vista più difficili che ho visto, lo hai detto alla fine, aiutare le persone a utilizzare questi servizi da casa. Che cosa significa? Che tu mandi delle persone accanto al pensionato, al vecchietto di turno e gli dai supporto? La difficoltà è anche una questione di privacy e di dati. Quindi esatto, o ti aspetta col fucile dietro, molte volte è un problema proprio di privacy, cioè puoi trovare anche magari il vecchietto che ti dà l'IBAN o ti dà dati sensibili e magari puoi trovare delle persone, possono essere anche due dipendenti che si prendono questi dati e poi ti salutano perché stanno già alle Maldive con i soldi del vecchietto pensionato. Queste sono diciamo un mondo ipercatastrofico. Per il resto sicuramente uno dei problemi che ci affligge è che trovare una soluzione semplice, efficace e immediata potrebbe essere di supporto a tutti noi. Ivan? Allora, accantono la mia idea di lavoro e cerco di inventare qualcosa di meglio, di più carino. L'idea è questa. Noi abbiamo tantissimo, nella grande distribuzione organizzata, abbiamo tantissimi rifiuti speciali, per non parlare degli ospedali o altro. Pertanto anche il piccolo cittadino che porta a casa tutta la plastica e materia che avanza dalla cucina dovrebbe in qualche maniera smaltirla. Oggi paghiamo tantissimi soldi per smaltire questi rifiuti, semplicemente ogni casa, ammettiamo che spenda quei 200-300 euro all'anno, può risparmiarlo portando la spazzatura differenziata a casa mia. Io ho un gasificatore nella quale tramuto questo materiale in corrente elettrica attraverso le plastiche ricavo del biodiesel e gas, pertanto quando ricavo da questa elaborazione la corrente elettrica che vado a rivendere, a chi mi ha portato la spazzatura gli ricarico il telefonino. Quanti di voi hanno capito l'idea? Qualcuno? Vabbè, so che non ho inventato l'acqua calda. Ok, possiamo anche possiamo risolvere la cosa in una maniera diversa. Vado io da chi ha la spazzatura da darmi, come succede in Colombia, è una cosa che ho visto su Focus mesi e anni fa forse. Quanti di voi finanzierebbero? Quanti di voi li porterebbero l'immondizio? Nessuno? Se vengono a prendertela? In Colombia funziona nella maniera che la persona ogni va nei punti di raccolta con una bilancia e raccoglieva, faceva vedere sul Focus, raccoglieva questa spazzatura, dopodiché come lo consegnava aveva un registratore di cassa, batteva due tasti, arrivava l'SMS sul cellulare della persona che ha ricevuto una ricarica di 25 centesimi. Esatto. Si dava la ricarica una volta raggiunto il tot necessario. Io 30 anni fa facevo la stessa cosa col cartone, andavo a raccoglierlo. Vabbè, io vengo dalla Jugoslavia, pertanto cercate di catapultarvi in una situazione di 50-60 anni fa in Italia. Però noi 30 anni fa da bambini, per farci la paghetta, andavamo a raccogliere il cartone nei negozi che buttavano fuori e li portavamo dove lo ricavavamo, cioè insomma da dove ricavavamo la paghetta per andare a farci il cinema o altre fesserie. Per cui comunque persone che hanno voglia di lavorare per portarsi a casa dei soldi, penso che anche oggi ci potrebbero essere. Robby, tu? Stavo pensando a fare un po' di comunicazione. È un sistema che in Germania lo hanno fatto e ci sono dei raccoglitori per la plastica dove tu vai, porti, sì, diciamo, restituisci il vuoto.
e non ti paghi, non paghi praticamente il vuoto quando vai a prendere birra, eccetera, eccetera. Ci sono proprio i distributori ad hoc, tu inserisci la bottiglia di plastica e ti danno i soldi in maniera automatica. Quello succede già per esempio a Valenza in Piemonte, dove io abitavo fino a poco fa, dove ogni bottiglia dell'acqua senza tappo, inserita nella macchinetta, ti dà 5 centesimi, solo che devi andare alla Coop a spendere questi soldi. Magari alla Coop la stessa verdura, la stessa cosa costa quei 20-30% in più. Allora, rispetto. Magari non trova riscontro, però se te lo ricarichi sul cellulare trovo che sia una spesa meno. Vai. Utile strumento per persone di tutte le età o quasi che manifestano la necessità di avere un amico a quattro zampe, tre cani e un servizio di consulenza telematico che aiuta chiunque a scegliere la razza di cane che meglio si adatta al proprio carattere e stile di vita. A differenza di prima, niente più lunghe attese a scegliere al negozio di animali o niente più ore trascorse su internet a capire qual è il tuo animaletto ideale. Quanti di voi hanno capito l'idea? Su quello ci si può lavorare sopra, no? Cioè, non è una serenità. No, in realtà non è. Sì, sì, finisco, manca solo lui. Quanti di voi finanzierebbero? Io te la finanzio. Ma io non la finanzierei in me stesso. No, sempre per loro. Allora, prendo spunto per l'ultima. Cioè, è proprio una scemenza fatta per l'esigenza del servizio. Allora, generalmente, se voi cercate un partner, un cliente o un investitore, questa persona non investiranno mai se tu non sei il primo a crederci. Ma io non gli direi mai, non ci credo, se la faccio ed è seria, certo. Devi essere convinto e convincente. Convinto di ciò che fai e convincente nell'essere bravo a convincere gli altri che la tua idea è valida. Lo stesso discorso, cioè sei della Samp, però vai in curva del Geno tutta la vita, insomma. Cos'è della Samp? No, per dire. L'ultimo caso, microfono. Lui è elevator pitch nato, eh? Questa ha rischiato grosso. Allora, First Move è un'application mobile che risolve il problema di rompere il ghiaccio con qualcuno. L'application infatti riesce a localizzare la persona che abbiamo davanti e ci permette, se online, di mandargli un regalino virtuale, una canzone con dedica. Diversamente dai competitor, abbiamo un software proprietario che ci permette di spostare l'azione nella vera prossimità e non solo cercare profili delle persone nel raggio di chilometri. È un solido business model basato su servizi premium legati alla vendita dei regalini virtuali. Quanti di voi hanno capito l'idea? Io non ho capito una cosa. Cioè, gira su smartphone? Quanti di voi hanno capito l'idea? Quanti di voi investirebbero? Io no, sai perché? Vai. Perché la stessa sua idea hanno finanziato la startup weekend la settimana scorsa. Vabbè, non è che era lui. Sì, sì, ma è la stessa sua idea, lo so che è più vecchia. Come si chiama? Arrivata prima. Il mio inglese. Arrivata prima. Sì, sì, sì. Startup weekend Bari. Va bene ragazzi, 15 minuti time out, ci aggiorniamo fra 15 minuti qua. No,